La letteratura è uno stato che sta agendo, una macchina che sta agendo secondo uno stato, questa è la precisione, cioè qualcosa che sta avvenendo. E dicendo questo, diceva che era scrittura, non letteratura, quindi ci sono dei prosatori, ne abbiamo tanti e grandi, e degli scrittori. Ora sicuramente Andrea Leone, non faccio menzione dell'amicizia che mi lega a lui, quindi io sia scusato dal reato ipotetico di apologia, è effettivamente un grande scrittore, cioè uno scrittore, è uno scrittore, che vuol dire? Vuol dire che fa dello stile la leva migliore per rappresentare la realtà, non preoccupandosi e forse anche sfidando per qualche modo quello che invece deve raccontarsi della realtà. Mi racconti una storia, mi dai una spiegazione, eccetera, cose bellissime, importantissime, io amo molto. Però non è necessariamente questo che deve fare un autore. Cioè, gli autori più grandi, Manganelli non ha mai fatto una fabula, Gadda la fa molto bene, ma Proust stesso non la fa mai più. Cioè, i grandi scrittori sono in grado, e lo dico senza veramente eccesso, di scrivere, di dare in un'affluenza dello stile, raccontando ciò che importa più di ogni altra cosa. Cosa importa più di altra cosa? Si dirà amore e morte. E nella vita biografica incarnata all'incrocio delle cose di Andrea Leone, cosa importa? Importa una cosa, secondo me, se io ti sto leggendo bene, che sta in Christ. Cioè il conflitto tra sé e il mondo familiare, tra sé e il mondo sociale, tra sé e il proprio tempo biografico immortale e il tempo non mortale. Perché noi moriremo, e questa è una...